Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con la Cericonia, un dual touchscreen tablet. Ci siamo fatti dare da Acer due schermi GN245 HD che li abbiamo collegati rispettivamente via HDMI, porta che trovate appunto sulla sinistra di questo tablet, e una VGA che trovate sulla destra del tablet stesso. Adesso diamo un attimo una dimostrazione delle capacità grafiche di questo sistema. Come potete poi intravedere, abbiamo collegato anche una Logitech K350, è una tastiera wireless di larga diffusione, è comodissima per poter digitare e per poter appoggiare i polsi durante il lavoro. Come vedete qui avete una superficie morbida e l'inclinazione, la posizione dei tasti per la digitazione poi di testi è veramente molto comoda. Abbiamo anche collegato un mouse, è un topo marchiato Microsoft, uno splendido modello che si chiama Arc Touch, come vedete è molto sottile e per accenderlo si procede in questo modo. Molto comodo, soprattutto molto leggero e facilmente trasportabile. L'abbiamo appunto inserito in questa dimostrazione grafica così che foste in grado di apprezzare hardware diverso collegato alla stessa macchina. In questo momento abbiamo i due schermi principali, quindi parliamo della sola configurazione di base attivata, configurazione che vi permette, come potete immagino facilmente vedere, di avere due schermi che si comportano proprio come due schermi. Vedete, pulsante destro, possiamo andare a vedere la screen resolution, quindi la risoluzione dello schermo piuttosto che eventuali gadget, stessa cosa la possiamo fare sotto, vedete, anche sotto compare la stessa medesima finestra. Perché? Perché se noi andiamo a vedere un attimo nelle proprietà, quindi entriamo in screen resolution, possiamo facilmente apprezzare, come potete vedere, la presenza di quattro schermi collegati. Il primo ovviamente è il desktop, diciamo, tradizionale, quello che vedete inquadrato in questo momento. Il secondo rappresenta quello dove normalmente compare la QWERTY virtuale, mentre il terzo e il quarto sono gli optional, in questo caso i due Acer GN245 HD che vedete alle loro spalle. Detto questo, ovviamente la parte inferiore vi permette di pilotare questo sistema, per esempio andando a selezionare il terzo schermo, che per essere precisi il terzo schermo è quello posto alla sinistra del sistema, e impostare in questo caso per esempio il terzo schermo, se renderlo disconnesso, oppure estendere il desktop a quello schermo, oppure duplicare per esempio il display sulla, per esempio il display 1 sulla sinistra o sulla destra. Questa è un'ottima cosa, perché? E adesso vediamo. Allora, per quanto riguarda la digitazione di documenti, utilizzare una tastiera esterna, non escludendo quella integrata, semplicemente considerandola come un optional, vedete, noi possiamo ottenere la nostra tastiera, il primo schermo, il secondo schermo, è ovvio che nel momento in cui andiamo a utilizzarlo spesso in questa configurazione, potrebbe essere per esempio comodo considerare un supporto per notebook che vada a rialzare la macchina così da inclinare anche lo schermo posto alla base. Si diceva, noi possiamo avere anche più di una finestra, perché possiamo per esempio far girare un programma, in questo caso stiamo aprendo Crystal Disk Info che abbiamo utilizzato per fare una breve demo video sull'hard disk, vedete. Io lo sposto tranquillamente sulla parte inferiore senza noie strane, oppure posso aprire anche una cartella, e in questo modo io posso appunto sfruttare decisamente meglio il concetto di multitasking che offre Windows. In questo caso appunto parliamo di Windows 7 e nello specifico parliamo di un Windows in grado, senza tante difficoltà, abbinato ovviamente all'hardware Acer Iconia, di gestire due schermi in un colpo solo all'interno della stessa macchina. Questa quindi è una soluzione molto comoda per chi vuole avere una soluzione compatta che però, una volta arrivato a casa o in ufficio o in università o dove si ritrova dell'altro hardware extra, come per esempio i due monitor che vedete alle spalle, piuttosto che la QWERTY Logitech K350 in questo caso,
si può permettere, diciamo, il lusso di avere appunto una tastiera fisica con la quale scrivere, ovviamente ricevendo un feedback tattile decisamente diverso rispetto a quello virtuale, e poi si può permettere il lusso di lavorare su più finestre in un colpo solo, considerando che lo spazio che andate a sfruttare è di solo 14 pollici. Ricordiamo che lo schermo sopra e lo schermo sotto sono un poco più grandi di una dozzina di pollici, quindi avete una macchina compatta, non è esageratamente estesa come fosse per esempio un 17, un 18 pollici, però vi permette, comunque in dimensioni decisamente compatte, il lusso di avere in mano un dual display che aumenta decisamente la produttività. Detto questo, ovviamente siete liberi di utilizzarlo anche solo ed esclusivamente con la QWERTY virtuale, non ci sono ovviamente problemi, abbiamo già fatto un video dedicato esclusivamente alla QWERTY virtuale, così da mostrarvi un attimino come appare, come si può modificare, come si utilizza. Utilizzandola poi nel quotidiano, l'abbiamo insomma gestita per 7-10 giorni, e la QWERTY virtuale è comoda, potete anche usare ovviamente combinazioni di tasti, quindi il classico CTRL-C, CTRL-V per esempio funziona perfettamente, potete utilizzare anche combinazioni di tasti personalizzati, potete programmarli a vostro piacimento, per esempio per l'esecuzione di macro o di comandi specifici, funziona esattamente come una tastiera fisica, però compare in quest'area del computer. Per farla comparire, ricordo che appunto, ovviamente nel momento in cui vogliamo farla comparire, risulta essere buona cosa prendere le finestre e spostarle nella parte superiore, così da non andare ad interagire con queste. Vedete, io appoggio le mani, servono 8 punti per essere precisi, quindi io posso utilizzare, vedete, fino a 8 tocchi, mentre con 7 non si attiva. Con 8 tocchi almeno impostati, vedete, si attiva la nostra tastiera, mentre appoggiando la mano compare l'interfaccia Acer Ring. Anche in questo caso abbiamo già fatto un approfondimento su Acer Ring e l'abbiamo già pubblicato, quindi insomma vi invito ad andarvelo a vedere nel momento in cui siete appunto interessanti a capire cosa potete fare con Acer Ring. Compreso quindi che la digitazione su questo dual display è decisamente comoda, vedete, io per esempio prendo appunto la mia tastiera esterna collegata in wireless attraverso un connettore USB, vedete, funziona, potete scrivere, potete utilizzare eventuali tasti personalizzati, potete installare in questo caso per esempio un software di gestione chiamato Logitech Setpoint, abbiamo anche su questo già fatto un approfondimento per mostrarvi come si configura e come funziona, quindi da questo punto di vista funziona esattamente come un qualsiasi altro computer. Ora andiamo a vedere la gestione dei display esterni, quindi andiamo a fare pulsante destro sul nostro desktop, screen resolution o risoluzione appunto, vedete, ne avete uno o due che sono in pratica i due display che attualmente potete apprezzare. Nel momento in cui volete per esempio attivare il display numero 3, che è quello appunto posto sulla sinistra della macchina, dovete andarlo a selezionare, dovete andare a selezionare extend e lo schermo 2 va a disattivarsi, vedete. In questo modo, innanzitutto preservate anche l'autonomia della macchina, in questo caso considerate che stiamo lavorando a batteria. Secondariamente, vi potete appunto trasferire in questo caso il segnale sullo schermo 1 e sullo schermo 3. Ovviamente, nel momento in cui andate a disabilitare lo schermo 2, la vostra QWERTY virtuale non funziona più. Vi rimane solo la, in questo caso, tastiera collegata via USB. Nel momento in cui andate a dire che appunto volete il segnale sull'Acer GN245 posto sulla sinistra e gli dite di estendere il desktop, fate apply . C'è l'avviso che vi dice appunto che la QWERTY virtuale non sarà disponibile, voi gli dite sì, ho capito che non sarà disponibile, poi keep changes. Nel momento in cui voi fate keep changes, il sistema riconosce
il sistema riconosce che state gestendo appunto lo schermo esterno. E quello, come vedete, è lo schermo sul quale avevamo appunto inserito le due vignette, in questo caso la vignetta di Crystal Disk Info e una cartella aperta a caso. Capite bene che l'area di lavoro è ben maggiore. Nel momento in cui andate ovviamente a voler lavorare sulla sezione, in questo caso di sinistra, quindi una sezione collegata via HDMI, potete tranquillamente farlo, vedete, potete interagire con la finestra, le potete spostare, potete entrare nei vari menu, potete anche ridurre a icona la vostra finestra, insomma non vedo grossi problemi da questo punto di vista, vedete il mouse funziona, pertanto il fatto di poter appunto lavorare è assolutamente garantito. Detto questo, al termine voi potreste sentire la necessità di scollegare il sistema. Adesso andiamo a vedere per esempio come funziona la gestione dello schermo numero 4, quindi quello in pratica posto sulla destra del nostro sistema e collegato in VGA. Nel momento in cui volete andare a utilizzare l'uscita VGA, VGA in questo caso identificata dallo schermo numero 4, vedete, potete anche per esempio disconnettere lo schermo 2, quindi in pratica lo schermo posto alla base del nostro sistema, e accendere lo schermo 4. Vedete, lo schermo 4, in questo caso parliamo di un 1920x1080 pixel, vi permette anche di trasferire le finestre esattamente come avevate in precedenza fatto per lo schermo collegato in HDMI. In questo modo quindi avete la possibilità di far funzionare il sistema sia via VGA sia via HDMI, ovviamente con una tastiera collegata e un mouse collegato. Potete, ovviamente nel momento in cui voi andate a collegare per esempio il GN, vedete il GN non ha la sensibilità al tocco, pertanto per interagire su questa finestra l'unico modo, vedete, io qui non posso chiudere le finestre, quindi per poterle appunto chiudere, spostare o comunque per permettermi di interagire con esse, sono obbligato in questo caso ad avere un altro sistema di input, qual è il mouse ArcTouch di cui poco fa. Ovviamente al termine del vostro lavoro, che ricordo appunto essere realizzato da Liconia, potete andare a disabilitare lo schermo numero 4, quindi andare a spegnere l'uscita VGA, vedete, fate disconnect in maniera molto semplice e lo schermo numero 2 andate a fare extend. Al termine date appunto l'ok, così che si possa uscire dalla visualizzazione, vedete, potete fare tip changes, potete andare a ripristinare la configurazione con il testo sopra e le due finestre che avevamo aperto sotto per quanto riguarda il Crystal Disk Info piuttosto che la cartella, vedete che si possono tranquillamente spostare e con esse ovviamente si può anche interagire, chiuderle, ridurre l'icona e quant'altro. Questa demo quindi sull'uscita HDMI e sull'uscita VGA termina qui, vi abbiamo fatto vedere in pratica come si comporta la Cericogna con la Logitech K350, con il Microsoft Arc Touch Mouse e con due schermi Acer GN245HD. Entrambi, come potete vedere, non hanno nulla di speciale se non appunto essere collegati attraverso due uscite video diverse. Giochino che in pratica permette al vostro sistema di avere due uscite diverse, appunto due uscite video diverse, così da collegare diversi output video. E vi permette ovviamente di estendere la vostra area di lavoro perché vi permette appunto di gestire un 1920x1080 pixel con un portatile appunto, in questo caso Acer Iconia.
Noi per completezza, nel momento in cui andiamo a collegare degli schermi esterni, quindi perdendo la capacità di tocco tattile garantitaci sia sullo schermo inferiore che sullo schermo superiore da Cericonia, siamo tra virgolette costretti a interagire attraverso una tastiera piuttosto che un mouse per lo spostamento delle finestre, piuttosto che appunto per la scrittura di testo all'interno di esse. In questo caso abbiamo utilizzato una Logitech K350, funziona veramente molto bene, molto molto comoda come tastiera, e abbiamo utilizzato Microsoft Arc Touch, uno dei più sottili e stilosi, bisogna ammetterlo, mouse insomma dedicati al mondo notebook. La demo sulle uscite video termina qui, non c'è molto altro da farvi vedere, pertanto ecco, vi invito a iscrivervi al canale così da non perdere i prossimi unboxing, chicche in esclusiva che realizziamo per voi. Intanto vi saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragazzino.